40 giovani suddivisi tra italiani e afghani per una serata all'insegna di musica e integrazione. È lo spirito con cui si è svolto martedì sera al Teatro Rossini di Pesaro il primo concerto italiano di Afghan Youth Orchestra con le musiciste di Orchestra Olimpia, insieme sul palco con i giovani musicisti afghani per la libertà del popolo dell'Afghanistan, nell'ambito dell'evento Music for Freedom. Una serata nella quale sono stati suonati pezzi dal repertorio tradizionale afghano e alcuni brani della tradizione classica europea, dall'orchestra diretta da Tiago Morera da Silva e da Francesca Perrotta. È un progetto internazionale che peraltro inseguivamo da anni e che abbiamo pensato di mettere come simbolo dell'apertura a livello non solo internazionale, ma anche all'insegna della musica, della pace, della cultura e dei diritti, Pesaro 2024. Già, il progetto parte da lontano perché all'amministrazione comunale l'idea venne nel 2019, ma complice lo scoppio della pandemia e l'arrivo del regime dei talebani in Afghanistan non si concretizzò. Il dottor Ahmad Sarmast, fondatore e direttore di Afghanistan National Institute of Music, si rifugiò in Portogallo, dove mantenne rapporti con la giunta pesarese al fine di riuscire ad organizzare l'evento. Per i giovani musicisti afghani la serata ha rappresentato una sorta di rinascita dopo essere fuggiti da un paese martoriato dalla guerra e nel quale non potevano esprimere le loro doti. I contatti sono rimasti sempre poi costanti, è riuscito a fare venire orchestra ai giovani che ora sono al sicuro a Braga, in Portogallo, una città con cui abbiamo scambi anche dal punto di vista dell'UNESCO, e quindi siamo riusciti a mettere in piedi questo concerto, questo evento che è stato veramente un grande successo di pubblico e veramente molto emozionante per le storie che si sono raccontate. Dopo il cater capodanno, insomma, Pesaro scalda i motori in vista della visita del presidente Mattarella il prossimo 20 gennaio, che sancirà ufficialmente l'inizio della rassegna che la vedrà capitale italiana della cultura. Una città, un territorio che si sta riempendo nell'attesa della capitale 24, insomma, che entri nel vivo come sta facendo. E quindi anche lo specchio delle prenotazioni per assistere all'apertura con il capo dello Stato.